Benvenuti alla prima puntata del ciclo Pillole Digitali, 10 minuti dedicati ad agevolare l'esercizio della cittadinanza digitale. Il programma Pillole Digitali è un'iniziativa del Comune di San Benedetto del Tronto e curato dal settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, nell'ottica di facilitare il rapporto tra cittadino e i servizi digitali del Comune. Oggi parleremo di come ottenere lo SPID e di come usarlo. Il sistema pubblico di identità digitale serve per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Ci sono tre tipi di SPID: quello a uso personale, quello a uso professionale di una persona fisica, quello a uso professionale della persona giuridica. Quello a uso personale è sostanzialmente legato al nostro codice fiscale. Quello a uso professionale di una persona fisica è come quello a uso personale, ma arricchito di un attributo fornito ad esempio dagli ordini professionali. Questa tipologia di SPID attesta che chi lo possiede è un medico, ad esempio, o un architetto, eccetera, iscritto all'ordine con numero, eccetera, eccetera. Lo SPID a uso professionale della persona giuridica è invece rilasciato a una persona fisica che opera per conto di una organizzazione, di un'azienda o di un ente. Va da sé che ciascuno di noi può avere più di uno SPID, ad esempio quello personale e quello per agire a nome di un'azienda. Lo SPID personale è gratuito e viene erogato da alcuni fornitori qualificati da AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Quale scegliere tra loro? Quello che consente il metodo di riconoscimento a noi più congeniale, che può essere di persona, attraverso una webcam, con carta d'identità elettronica o passaporto elettronico, con la Carta Nazionale dei Servizi, contenuta, ad esempio, nella nostra tessera sanitaria. In questa guida mostreremo come ottenere lo SPID dal fornitore Poste Italiane. Prima di cominciare la procedura di richiesta dello SPID, assicuriamoci di avere a disposizione il nostro documento italiano in corso di validità, carta d'identità, patente o passaporto. La nostra tessera sanitaria, o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due. Un nostro indirizzo email e un nostro numero di cellulare. Da un nostro dispositivo elettronico, computer o telefonino, rechiamoci dunque sul sito www.poste.it. A questo punto in alto a destra clicchiamo su Servizi al cittadino e poi su Poste ID. A questo punto dobbiamo procedere con la registrazione, per cui clicchiamo su Registrati subito. Come dicevamo, abbiamo a disposizione più metodi per il riconoscimento di persona, con un'app, un SMS, un lettore bancoposta, carta nazionale dei servizi, firma digitale o riconoscimento presso uno sportello pubblico. Per questo nostro esempio faremo il riconoscimento di persona all'ufficio postale. Clicchiamo su Prosegui, ecco il momento di inserire i nostri dati anagrafici. E quindi cominciamo con nome, cognome, ci viene richiesto il sesso, la data di nascita, come pure la nazione di nascita. Proseguiamo con la provincia di nascita. E infine il comune di nascita. Non ci resta che inserire il nostro codice fiscale e poi cliccare su Prosegui. Riempiamo
Gli ulteriori campi richiesti con il nostro indirizzo di posta elettronica che verrà usato per ricevere le comunicazioni da parte di Poste ID. Andiamo adesso a aprire la nostra casella di posta e ad inserire il codice che Poste ci ha appena inviato. Poi scegliamo una password che dovremo conservare gelosamente. Fatto questo, prosegui. È la volta del cellulare. Andremo ad inserire il nostro numero di cellulare, poiché a questo numero fra poco ci verrà inviato un codice segreto che poi dobbiamo subito andare ad inserire. Inserito il codice segreto ricevuto per SMS, andiamo a riempire la parte relativa alla carta d'identità con il numero di documento da ricordare, che nel caso in cui abbiamo una carta d'identità elettronica dobbiamo scegliere nella tendina emesso da Ministero dell'Interno e non il Comune. Luogo di emissione dove è stata emessa la carta, quindi molto probabilmente il vostro comune di residenza. La data di emissione e la data di scadenza. Informazioni sul domicilio. La via, indirizzo, il numero civico, la provincia, la città e il codice di avviamento postale. Carichiamo ora i nostri documenti. Possiamo fare una foto oppure scansionare sia il fronte sia il retro della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento e del codice fiscale. In via subordinata possiamo scegliere di far scansionare all'ufficio postale direttamente i nostri documenti portandoli con noi al momento del riconoscimento. A questo punto clicchiamo su prosegui e andiamo sulla pagina delle condizioni generali di servizio per le opzioni sul trattamento dei dati. A questo punto possiamo anche scegliere di non accettare di ricevere comunicazioni di carattere commerciale o di marketing. Fatto questo, dobbiamo reinserire la password precedentemente scelta e poi cliccare su conferma. Bene, a questo punto la prima parte della nostra procedura termina qui. Ci verrà inviata un'email all'indirizzo di posta elettronica che abbiamo precedentemente scelto. Con questa email potremo poi recarci ad un ufficio postale per il riconoscimento e eventualmente per la scansione dei documenti di identità. Una volta completata la fase di riconoscimento presso l'ufficio postale, avremo abilitato il nostro SPID, ma per poterlo usare abbiamo bisogno di installare una applicazione sul nostro telefonino. Faremo qui un esempio di un telefonino basato sul sistema operativo iOS di Apple. Quindi apriamo App Store e cerchiamo la app Poste ID. Cercata e trovata l'applicazione, la installiamo. Dunque, c'è da dire che la stessa operazione è possibile farla anche con i sistemi operativi Android. La procedura sarà leggermente diversa, ma poi una volta installata l'applicazione si comporterà esattamente allo stesso modo. Apriamo ora l'applicazione, consentiamo l'invio da parte di Poste ID di notifiche
Dopo le schermate iniziali possiamo cliccare su Continua. Inserire poi l'indirizzo di posta elettronica usato in fase di registrazione precedentemente e la relativa password. Ci arriverà poi un SMS con un codice segreto che dovremo andare ad inserire per conferma. Clicchiamo poi su Prosegui ed ecco che semplicemente Poste ID è attivato. Ora dobbiamo entrare all'interno dell'applicazione e lo possiamo fare attraverso un codice Poste ID che abbiamo precedentemente impostato, oppure se vogliamo possiamo abilitare dei metodi biometrici come l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. È ora di usare il nostro speed. Ci rechiamo dunque sulla pagina di imps.it, sulla home page. In alto a destra clicchiamo su Entra in My IMPS. Scegliamo poi la modalità di accesso attraverso Speed e selezioniamo il nostro fornitore di accesso che è Poste ID in questo caso. C'è un QR code da inquadrare col nostro telefonino. Autorizza con QR code, quindi dal telefonino, lo inquadriamo. Possiamo poi abilitare il riconoscimento biometrico per sbloccare questa situazione. Autorizzazione concessa. E automaticamente siamo diretti subito alla nostra pagina personale. In questo modo l'autenticazione attraverso Speed è avvenuta con successo. E per questa puntata è tutto. Vi saluto invitandovi ad ascoltare la prossima pillola digitale. Grazie.